Buongiorno a tutti, sono Pino Cottaia del ristorante La Madia di Licata. Oggi preparerò la prima ricetta di una serie di ricette che andremo a vedere durante questo corso. Inizieremo con il cannolo di melanzana in pasta croccante, è diventato un'icona nel mio ristorante e dove nasce proprio da una memoria che è la doppietta di melanzana in provincia di Messina. Parliamo già degli ingredienti per questo piatto. Partiamo dalla perlina di melanzana, dal ragusano, ai capellini d'angelo, alla passata di pomodoro di datterino, all'olio extravergine d'oliva, al basilico, ovviamente alla ricotta, alla cipolla, al tuorlo d'uovo, allo zafferano, al sale e poi al pepe nero. Ovviamente iniziamo dal primo ingrediente che è la scelta di una melanzana perlina. Sul mercato ovviamente troveremo di varie pezzature, però questo per noi non deve essere un problema. L'importante è che sia fresco. A me non mi interessa che il prodotto sia grande o piccolo, il modello poi lo facciamo noi in cucina, perché fondamentalmente poi siamo degli artigiani. Vi faccio vedere come una melanzana perlina la possiamo modellare in cucina. Partendo da cosa? Partendo ovviamente dalla pelatura. Peliamo la melanzana però senza togliere la parte del torsolo della melanzana, perché deve essere quella che ci deve dare una memoria visiva, cioè deve essere un po' rintracciabile che sia una melanzana. Adesso andiamo a scegliere una pezzatura. Proprio perché in questa metà poi andremo a mettere la farcitura della melanzana. Con la restante melanzana, questa qua ci servirà per fare la purè e per creare la farcitura che adesso andremo a vedere. Ecco, andiamo a tagliare sottilmente la cipolla. Andiamo ad aggiungere, come vedete, dell'olio extravergine d'oliva. Nella mia cucina, quando c'è l'utilizzo del basilico, lo metto sempre nel soffritto, proprio per creare quel profumo. La cipolla deve creare la dolcezza, per cui deve essere ben stufata. Nell'attesa andiamo a friggere la melanzana portando l'olio a temperatura di 160 gradi, come adesso. Andiamo ad aggiungere al soffritto un po' di melanzana, ecco la parte che avevamo tolto, e vi insegno un trucco dove possiamo utilizzare un pochettino di acqua proprio per dare la possibilità a una cottura più veloce nella stufatura della melanzana, così ovviamente gli diamo una mano quando soprattutto il prodotto è poco, per cui gli dobbiamo dare un po' di umidità all'interno, e allora non è male andare a versare un mezzo bicchiere d'acqua. Ecco, dopo 3-4 minuti di cottura vedete che la melanzana prende questa doratura. Quello che scaturisce il profumo della memoria è proprio la giusta doratura della melanzana. Se la facciamo poca fritta, cioè non scaturiamo quel profumo della norma, ecco, di questa melanzana che crea questo profumo che ci riporta proprio al sud. Ovviamente vi consiglio sempre di utilizzare, quando si crea la frittura di una melanzana, a immersione. Non avete paura se utilizzerete tantissimo olio,
perché in questa maniera la melanzana prenderà meno olio possibile, per cui non ce lo ritroveremo sul piatto a fine cottura. Per la salsa di pomodoro utilizzeremo ovviamente sempre, come dicevo prima, un leggero soffritto di cipolla. Metteremo nella padella sempre un po' di olio extravergine d'oliva e la foglia di basilico. Versiamo il tutto dopo che la cipolla è ben stufata, mettiamo questa passata di pomodoro e la andiamo a ridurre finché otterremo una passata che poi piano piano andremo a cucinare. Ecco, nell'acqua dove dovremmo andare a cuocere la pasta andiamo a versare dei pistilli di zafferano. Ecco, andiamo a buttare un po' di sale nella pentola e buttiamo questi capellini d'angelo per pochissimi minuti. Se la pasta deve essere per 4-6 persone, vi consiglio sempre di mettere un filino d'olio nell'acqua con lo zafferano, proprio per evitare che il cappellino d'angelo si attaccano tra di loro. Ecco, nel frattempo andremo a mettere la ricotta nella purè di melanzana e la facciamo leggermente asciugare, perché la ricotta magari può avere un po' di siero. Proprio questo ci servirà per avere una crema di melanzana ben solida, per facilitare un po' la farcitura della melanzana. La melanzana è stata su quei 10 minuti giusto per stufarsi, dopodiché abbiamo messo questa ricotta che adesso leggermente andiamo a fare prosciugare. Ecco, scoliamo questi capellini d'angelo, avete visto che sono venuti colore gialli, proprio per farsi ricordare il sud, il sole. Ecco, dove andremo a mettere un po' di olio, vedete, per tenerli sempre distaccati. Quando vedete che la ricotta si stacca proprio dalle pareti, andiamo a versare il tuorlo d'uovo. Tuorlo d'uovo, oltre che dare un gusto, dà anche la parte un po' stringente. Ecco, il tutto lo andremo a frullare con un mini pinner a immersione. Andremo a creare una purè di melanzana e andiamo a metterlo all'interno di una tasca da pasticcere. In questa maniera. Aspettiamo magari qualche minuto che poi si raffredda e andiamo a farcire la melanzana fritta. Abbiamo creato questa passata di pomodoro di datterino per circa 10-15 minuti, il tempo che abbiamo iniziato a preparare le altre operazioni. Adesso andremo a realizzare la parte, diciamo, quasi finale del piatto, dove andremo a farcire la melanzana perlina, poi il basilico ci servirà per fare un olio al basilico. Andiamo a chiuderlo, vedete, in questa maniera. Dopodiché lo andiamo a mettere per qualche minuto in abbattitore. Nell'attesa andiamo a creare un po' di olio a basilico, facendo come se fosse un pesto,
mettendo del basilico, dell'olio extravergine d'oliva. Ecco, questo ci servirà sia per il colore, il profumo. Ecco, abbiamo frullato l'olio basilico, adesso andiamo a filtrarlo leggermente ottenendo proprio questo olio che ci servirà proprio per condire e nello stesso tempo amalgamare il piatto. Dopo 10 minuti abbiamo tirato fuori questa melanzana farcita con la sua purè e adesso andremo a avvolgerlo con dei capellini d'angelo. Facciamo proprio un ciuffo, come se fossero veramente in questo caso dei capelli, e dove andremo a, vedete, facciamo questa operazione. Dove andremo a coprirlo facendolo diventare proprio un timballo. Ecco, dopodiché l'andiamo a gratinare nel forno a 200 gradi per circa 6-7 minuti. Ecco, abbiamo sfornato il cannolo di melanzana, ovviamente potete decidere, io preferisco che rimanga un po' croccante ma allo stesso tempo morbido. Ecco, adesso andiamo a fare l'impiattamento. Questo è il cannolo di melanzana in pasta croccante, dove ovviamente può diventare anche un piatto unico, ma nello stesso tempo può diventare un timballo, una pasta alla norma. Ecco, può risvegliare tante memorie e tanti ricordi. Allora ci vedremo alla prossima puntata facendo l'arancina di riso con ragù di triglia e finocchietto selvatico. Thank you.
Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.